again and welcome to episode 2 of Cucina Nuna. I'm Tanilka Tanzariti and today we'll be sharing a favourite homemade recipe from Norma Cremasco. One you definitely won't find on the supermarket shelves. Frittelis! Enjoy! Andiamo, allora vediamo qua se l'uovo è buono. Sì. Ok. Allora, due bei cucchiai di zucchero. Questo. Oh, questo è il pasta asciuga. Bei colmi, due bei cucchiai colmi di zucchero. Ok. Allora, un cucchiaio di vanilla. È una tradizione italiana che si cucina in carneval. E tutti i tegrati e mele per questa parte, i tegrati dentro là. Ancora un po' di più, se no non è abbastanza. Ho grato la buccia dell'arancio. Quindi perché sei venuta qui in Australia? Sono venuta qua perché Memoroso era qua prima di me. Allora, prima di venire qua ho fatto baruffa perché mi non voleva venire. Dopo invece mi ha scritto e ora sono convinta di venire. E non mi ho mai chiamato adesso venuta in Australia. No. Io sarei venuta anche prima, ma la mia famiglia non mi lasciava venire, no. Allora io, quando sono arrivata qua, mi è piaciuto, specialmente Griffith, che sono tante persone che parlano italiano, tutti i negozi che parlano italiano. A quel tempo, 45 anni fa, sì, tanti amici paesani, sì. È stata una vita anche abbastanza semplice, non troppo dura, perché c'era tutta questa gente italiana. Adesso limone e il limone. Ok, allora adesso dobbiamo misurare mezza tazza di mix fruit. Questa è mezza. Così e poi l'arancio. Adesso ho visto un 5 centimetri in fondo per adesso, dopo se si consuma li metto di più. Allora questo adesso quando mischiato qua, mettiamo dentro il resto. Adesso si addisfa il burro. E anche un pizzico di sale. Ecco, basta. Smiscia che si addisfa il sale. Adesso si mette abbastanza farina che diventi un po' solida la pasta. La pastella. Ne prendo un po' così e devo usare il dito e ne metto così e ne metto un 9-10. Le frittelle fritto e venete. Ne gora come sort of a light brown. Italiano, I knew that. I knew I'd doing that. Oh, you're sorry.
Hello again and welcome to episode 2 of Cucina Nuna. I nearly fell over.